Eh sì, ragazzi, vediamo se indovinate qual è l'argomento del video di oggi. Stavolta l'è dura, l'è proprio dura. Sigla! Oh, un saluto a tutta la stimata community di Voce Mur da Gaetano e benvenuti in questo nuovo video. Sei co 5 e ho detto tutto. Il brand che è uno dei più amati dagli appassionati è nuovamente sulla bocca di tutti per l'annuncio di una ennesima riedizione di un orologio molto particolare, ma andremo a vedere tutto durante il video. Prima di cominciare, ragazzi, due cose. Iscrivetevi al canale, è davvero molto importante per me, aiutatemi ad andare avanti. Lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto e un commentino qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate voi della questione. Iscrivetevi anche a tutti i miei social, trovate tutti i link in descrizione, ma soprattutto iscrivetevi al canale Telegram Watch and Buy, il canale delle migliori offerte prelevate da Amazon direttamente da me per voi, dove troverete una miriade di super super sconti per i vostri orologini. Iscrivetevi, è gratis, link in descrizione. Inoltre, ragazzi, mi preme ricordarvi che tra poco, a breve, ci sarà la seconda edizione della Fiera dell'Orologeria Campana, organizzata come sempre dalla ADOC del mio grande amico Mariano De Martino, e si terrà questa volta il 25 e 26 maggio alla bellissima Reggia di Portici a Napoli. Mi raccomando, ingresso gratuito, non mancate. E adesso non perdiamo altro tempo e vai col video. Via! Molto bene ragazzi, nell'attesa di vedere dal vivo il nuovissimo Seiko SNXS riedizione dello storico SNXS 77, ma in salsa 5KX, tanto per capirci, magari quando ci arriverà fra le nostre vogliose mani andremo anche a compararlo con l'originale, ho pensato bene di rispolverare dalla mia collezione i miei Seiko 5 e mostrarveli in un video anche per darvi la mia personale classifica dei migliori Seiko 5 da avere assolutamente in collezione, quelli che io reputo immancabili nella collezione di un vero appassionato. Secondo il mio modesto parere, ovviamente poi nei commenti mi direte la vostra opinione, questi sono quelli più belli esteticamente e più rappresentativi della sterminata collezione di Seiko 5. Old Seiko 5, ecco, per intenderci. Abbiamo qui anche questi due nonnini che fanno da supervisori, ma questi sono pre-Seiko 5, quindi non valgono in questo discorso, però ve li volevo comunque far vedere, sono bellissimi anche loro. Ma andiamo subito a, senza indugio, a cominciare la nostra piccola classifica partendo proprio da quello che sarà oggetto di questa tanto chiacchierata riedizione, il Seiko 5 SNXS 77, che secondo il mio parire è forse il Seiko 5 più conosciuto, più amato, proprio perché è il più emblematico, il più rappresentativo di tutta la sua, ecco, famiglia. Un orologio bellissimo, esteticamente molto molto gradevole, equilibratissimo secondo me nelle forme, nei volumi, molto piccolo. Ovviamente tutti i Seiko 5 sono molto portabili, hanno un diametro di 37 mm, anche lui ha una cassa bella con delle forme molto dolci, è fatta davvero anche molto molto bene. Andiamo anche a avvicinarci un pochino con l'inquadratura, stringiamo un pochino così ve lo faccio ammirare meglio. Dicevamo delle ottime lavorazioni sulla cassa, che comunque per un orologio che in origine era un orologio entry level economico, adesso purtroppo non lo è più tanto economico, però lasciamo perdere. Questo livello di lavorazioni era davvero una novità, molto molto bello, comodo al polso, portabilissimo per la sua, ecco, come abbiamo detto, dimensione, ma anche per lo spessore molto ridotto. Abbiamo queste qui molto filanti, molto belle. Abbiamo poi la classica coroncina qui posizionata ad ore 4, che è un marchio di fabbrica dei Seiko 5. Purtroppo
i 6 o 5 hanno questo difetto delle coroncine piccole, lavorate abbastanza basicamente, ecco, non c'è nemmeno un piccolo loghetto. Mi sarebbe sempre piaciuto vedere un 6 o 5 con qualche loghino, magari il piccolo scudo dei 6 o 5 qui impresso sulla coroncina. Una coroncina abbastanza scomoda da utilizzare, anche se esteticamente non dà assolutamente fastidio, per quanto riguarda la polsata, ecco, perché è molto ben incassata all'interno, anche se si fatica un pochino a tirarla fuori, ad estrarla per regolare l'orario. Ma diciamo che la filosofia di base dei 6.5 è quella di regolare l'orario una sola volta e poi indossarlo tutti i santi i giorni, proprio come si faceva 20, 25, anche 30 anni fa, anche perché il movimento al suo interno è il basico 7S26, un movimento molto grezzo, ecco, diciamo così, anche se funzionalissimo, quasi indistruttibile, poi comunque molto economico, però è un movimento che ha solo la carica automatica, quindi si ricarica con il solo movimento del polso, e quindi l'unico modo per averlo sempre carico, pronto, efficiente, pronto all'uso è quello di utilizzarlo tutti i giorni al polso. Abbiamo ad ore 3 la classica data, il classico datario allungato con giorno della settimana e giorno del mese. Qui anche lui un elemento che ritroviamo in tutti i 6.5, e poi abbiamo questo fantastico dial. Molto semplice, perché comunque si tratta di un semplice dial Soleil, ma di un colore veramente fantastico, un blu Soleil profondissimo e che a contatto con la luce crea dei giochi di luce, delle sfumature davvero incredibili. Se lo mettete di lato sembra quasi nero, guardate qui, ma poi appena si gira escono fuori questi raggi blu. Fantastici ragazzi, davvero fantastici. Per quanto riguarda il bracciale, è il punto debole, il vero punto debole dei 6.5. Fortunatamente in questo caso c'è la possibilità di sostituirlo molto facilmente. Come vedremo, ci sono alcuni 6.5 che non danno questa opzione. Abbiamo una claspettina classicissima, a scatto, molto semplice, molto economica, molto basica, però comunque che dà un bel senso di robustezza al polso. E poi abbiamo i fori per la microregolazione. In questo caso abbiamo un 6.5 Basic, ma ci sono anche dei 6.5 chiamati Gent che hanno un livello di costruzione di qualità generale, diciamo così, un po' più alto. È il caso di questo fantastico 6.5 Explorer, oppure col suo nome in codice SNKE01. Un altro dei 6.5 più riconoscibili, grazie a questa lunetta qui con il minutaggio, che da molti viene accostato al Rolex Explorer, e quindi dagli appassionati viene denominato Seiko Explorer, un altro orologio bellissimo con una cassa un po' più tozza in questo caso, con delle lanzette più piccole, quindi un lug to lug veramente quasi comparabile al diametro, che è sempre di 37 mm, un orologio indossabilissimo, molto bello. Mi piace di lui la sua eleganza unita a comunque questo tocco di sportività che gli dà la summenzionata lunetta numerata. Poi comunque abbiamo uno dei dial più belli in assoluto, più equilibrati in assoluto, davvero mi piace tantissimo, con la scrittina Seiko, lo scudino 5 qui sotto e le varie iscrizioni Water Resistant, Automatic, eccetera eccetera. Anche qui abbiamo la classica finestrella data, come dicevo prima è una prerogativa indissolubile all'interno della famiglia Seiko 5. Qui in questo orologio abbiamo una corona un po' più grandicella, sempre
sempre posizionata ad 1,4, però un po' più, ecco, è sportiveggiante, diciamo così, un po' più visibile, si fa meno fatica a regolare l'orario, a estrarre la corona, anche per chi ha magari dita un po' più grosse, ma anche in questo caso purtroppo non abbiamo nessuna iscrizione, nessun loghetto qui sopra. Anche lui monta il 7S26 come movimento, quindi movimento super basico, e in questo caso abbiamo un bracciale, un braccialino un po' più robusto rispetto a quello dell'SNXS77. Ovviamente anche qui parliamo di un bracciale molto molto basico, con vedete qui le maglie ripiegate, molto semplice, però comunque dà una sensazione di robustezza maggiore. E poi abbiamo una clasp con questa iscrizione qui, Seiko, e lo scudino 5, un po' più elaborata, un po' più lavorata tra virgolette, che è tipica di questa serie Seiko 5 Gent o Gent, non so se come pronunciarlo correttamente, che indica un maggiore livello di qualità, diciamo, nell'orologio. Abbiamo in questo caso uno sgancio tramite questi due pulsantini e tre fori per la microregolazione, che sono un po' pochini secondo me, e quindi nel suo caso parliamo di un bracciale di un livello leggermente superiore, anche se però c'è un piccolo problema, dato che questi bracciali sono abbastanza scrausi, diciamo così, molti di noi avrebbero piacere a cambiarli, a sostituirli con qualcosa di meglio. Se per l'SNXS77 è abbastanza semplice la cosa, qui non lo è affatto, proprio perché questo bracciale ha una particolarità, ossia quella di essere integrato, e quindi non dico che è impossibile trovare un bracciale di riserva, di ricambio, però è un po' più complicato, ecco, è un po' più difficile rispetto al normale. Però ragazzi, al di là di questo, lui è un altro di quei Seiko 5 che consiglio assolutamente a chiunque abbia la possibilità di trovarlo ad un prezzo buono, conveniente, abbordabile, di prenderlo assolutamente, perché è uno di quegli orologi che ti dà un grandissimo gusto nell'utilizzarlo, nell'indossarlo, soprattutto per la sua ecco, la sua versatilità, classico eppure sportivo, con questo bellissimo dial nero lucido. Mi piace davvero tantissimo, è uno dei Seiko 5 più iconici della sua famiglia. Ma se parliamo di iconicità e anche ovviamente di dial stupendi, non posso non menzionare l'ultimo Seiko 5 della mia piccola lista dei migliori, dei top 3 Seiko 5 da avere, e ossia l'SNK 357, uno degli ultimi Seiko 5 entrati nella mia collezione. Ce l'ho circa da un mesetto, un mese e mezzo più o meno, ed è un orologio fantastico. Guardate questo dial incredibile, che unisce questo blu scuro, anche lui molto profondo, leggermente con effetto soleil, ha una lavorazione del dial con questo pattern di tanti migliaia di scudini Seiko 5 qui a rilievo, che creano un effetto veramente fantastico. Mi piace un casino, lo so che non si può dire, però io lo dico lo stesso, mi piace tantissimo. È uno degli orologi più classici anche a livello di forme. Guardate qui, abbiamo delle ansette leggermente arcuate, molto molto classiche, anche lui 37 mm di diametro. Abbiamo anche qui il solito straordinario equilibrio all'interno del dial, con indici e elementi nel dial sempre posizionati con grande cura e con grande pulizia. Forse in questo caso stona un po' di più la grandezza della finestra della data, proprio perché comunque il dial è così particolareggiato, così bello, così damascato, diciamo così, che questa finestrella forse potrebbe dare un po' di fastidio, ecco, però diciamo che ci accontentiamo. E anche in questo caso abbiamo una coroncina che sporge un po' di più dalla cassa, non tantissimo come nel Seiko Explorer che abbiamo visto prima, però comunque anche in questo caso sporge un po' di più e ci dà la possibilità
possibilità di essere manovrata, di venire manovrata in maniera più facile, più agevole. Anche lui fa parte della serie Seiko 5 Gent e quindi abbiamo un livello di dettaglio, di cura nell'orologio complessivo maggiore. Soprattutto questo lo notiamo nella composizione del bracciale. Il bracciale è davvero molto bello, ben fatto, con segmenti ecco lucidi e satinati. Sembra quasi in lontananza un Jubilee, ma non lo è. È un bracciale molto molto luminoso, molto devo dire fatto anche molto bene. Fosse stato un bracciale pieno, con finali pieni e maglie piene, sarebbe stato davvero un bracciale top. Purtroppo non è così, come ben sappiamo, però ci accontentiamo. Esteticamente è davvero tanto tanto gradevole. Abbiamo la stessa cassettina di chiusura del precedente Seiko Explorer, con lo stesso sistema qui, con i gancetti da sganciare e lo stesso loghetto Seiko 5. Anche lui ovviamente monta il 7S26 e quindi abbiamo anche in questo caso un movimento abbastanza basico, ma molto molto affidabile. Ultima cosa, una volta che adesso ce li ho qui tutti e tre comparati, volevo comparare insieme a voi la luminescenza. E ragazzi, la luminescenza ovviamente in questa tipologia di orologi, che non sono orologi sportivi, diver o comunque per una vita all'aria aperta particolare, avventurosa, in questi orologi c'è davvero una luminescenza base, standard. Anzi, devo dire che per la tipologia di orologi è già tanto che ci sia un po' di luminescenza. Però devo dire che tra tutti e tre gli orologi, quello che ha la luminescenza leggermente migliore è l'SNX S77. Perché? Forse sarà per la conformazione proprio fisica degli indici, che comunque sono a bastoncino, però un po' più larghi rispetto agli altri che abbiamo visto, e quindi ha la possibilità di inglobare più pasta luminescente, quindi in questo caso abbiamo una luminescenza leggermente più visibile. Terminato il capitolo luminescenza, vi faccio vedere la prova polso di tutti e tre gli orologi. E beh ragazzi, come potete vedere, indossati danno davvero il meglio di loro. Sono orologi che proprio per natura vestono in maniera perfetta, piccoli, eleganti, quindi comunque con un diametro da 37 mm vestono perfettamente qualsiasi tipologia di polso. Io che ho un polso medio da 17,5 cm, me li sento davvero tutti e tre alla grande. Non credo ci sia un vincitore per quanto riguarda la prova polso, sono tutti e tre alla pari. E detto ciò ragazzi, giro la cam e ci vediamo per i saluti finali. Oh, molto bene ragazzi, e rieccoci qui. Adesso voglio sapere la vostra opinione. Siete d'accordo con la mia scelta di questi tre iconici Seiko 5? Oppure secondo voi ce n'è qualcuno di ancora più rappresentativo e ancora più bello esteticamente? È possibile, perché ce ne sono davvero tanti e potrebbe essercene qualcuno che mi è sfuggito. Quindi ragazzi, mi appello a voi. Fatemi sapere qui sotto tutto nei commenti, perché sapete che sono sempre molto interessato alla vostra opinione. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale e a tutti i miei social, ci sono comunque tutti i link in descrizione. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti!